minuti, altro appuntamento con Safe Drive, puntata molto interessante. Partiremo con MG, marchio storico, oggi di proprietà cinese, da un anno tornato sul mercato italiano con una serie di prodotti davvero molto molto interessanti da andare a scoprire, con una particolare attenzione per la mobilità elettrica, ma non solo. E poi attenzione, perché avremo come sempre tutti gli approfondimenti, i test, le prove, gli eventi e non da ultimo una nuova applicazione che consente di sfruttare dei materiali davvero insoliti e insospettabili nel mondo dell'automobile, addirittura anche nel motorsport. Tra pochissimo tutto quanto su Safe Drive. Bene, eccoci qui in studio, come promesso, lo avevamo detto, questo intrecciarsi, strano, no? Nella vita, a volte, anche nel mondo dei motori, di un marchio storico come MG, che oggi invece racconta una storia totalmente diversa, per la sua collocazione, che non è più chiaramente europea, e anche perché si parla tanto tanto di mobilità elettrica, ma non solo. Comunque ha tanti argomenti da approfondire, io direi molto molto interessanti, grazie ai nostri ospiti, e presento subito quindi Andrea Bartolomeo, che è Country Manager per l'Italia di MG Motor Italy. Grazie mille per essere con noi, grazie della disponibilità. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti. E poi accelero, perché gli argomenti sono naturalmente tanti, qui con me in studio, grazie mille come sempre, Paolo Artemi, Style Corriere della Sera e vicepresidente della UIGA, Unione Italiana Giornalisti Automotive. Allora, ben arrivato Paolo, grazie mille, insomma, e grazie anche perché il tuo apporto sarà sicuramente fondamentale per sviscerare i tanti argomenti, appunto, che vogliamo affrontare. Vado subito da Andrea Bartolomeo. Allora, MG, un anno sul mercato italiano, quindi si arriva nel settore occidentale, definiamolo così, per questo marchio che ormai ha proprietà cinese, e subito tre modelli con una bella varietà, direi, sia dal punto di vista delle carrozzerie, stilistico, però anche dell'alimentazione, perché insomma si parla di modelli ibridi, c'è il benzina, c'è anche però già la motorizzazione elettrica, quindi un'offensiva molto rapida e molto efficace, è così? Beh sì, è così. In questo primo anno sicuramente non possiamo dire di aver fatto male, direi tutt'altro. Siamo entrati nel mercato italiano con due modelli e con l'obiettivo di costruire una rete. Dopo un anno abbiamo una rete che direi è al pari di grandi e grandissimi brand da anni affermati sul mercato. Ad oggi abbiamo 45 dealer che diventeranno più di 50 entro la fine dell'anno e più di 80 punti vendita. Per quanto riguarda i modelli, in realtà sono già 4 con più motorizzazioni. Abbiamo la ZS, che è in versione sia benzina che elettrica, che è un SUV B. Abbiamo l'Hybrid Plug-in, la EHS, che è un SUV del segmento C. Abbiamo la nostra flagship, che è la Marvel R, la vettura che vedete alle mie spalle, che è veramente il nostro punto di forza e di orgoglio. E poi abbiamo l'ultima nata, l'ultima arrivata in famiglia, che è la MG5, l'unica station wagon full electric del mercato. E non è tutto, nel corso dell'anno arriveranno altri due nuovi modelli e nel 2023 ne arriveranno altri. È una rapidità veramente sorprendente anche per i tempi attuali del mondo dell'automobile. Allora, onestamente sono stati già messi lì un po' di argomenti, li raccoglieremo uno alla volta, però vorrei subito rivolgermi a Paolo, perché come si fa a non pensare a parlare di MG ricordando quello che MG è stata? Quindi dal lato della tua esperienza ti chiedo questo commento, naturalmente, e che effetto ti fa invece vederla nella dimensione attuale? Ma devo dire, francamente, MG è un marchio che chi ha i capelli brizzolati, se non bianchi, è nel cuore. È un marchio che ha, che dà l'idea di quella che è la sportività, dà l'idea del vento che ti entra nei capelli, dà l'idea di avere accanto a te una bellissima ragazza che ti accompagna, se sei un uomo, in un viaggio meraviglioso. Oggi MG è completamente diversa, è un'automobile molto ma molto razionale e deriva, o perlomeno è un marchio acquistato da un marchio importantissimo che è la SAIC, che è il più importante costruttore cinese.
cioè non sono noccioline, qui stiamo parlando di qualcosa di estremamente, veramente di gigantesco. Quindi SAIC ha deciso nel 2007 di acquisire questo marchio e invece della rapidità alla quale facevi accenno tu prima e a tutti questi modelli che stanno arrivando, ha cominciato con una politica di piccoli passi. Politica di piccoli passi è stata portare qualche vettura con un certo fascino, ma diversa, non più una sportiva a due posti, ma qualcosa di diverso. Poi piano piano sono arrivate delle altre automobili, degli altri modelli e adesso vediamo che ci sono veramente la gamma. E anche questo dal mio punto di vista è importante sottolinearlo, perché non c'è l'invasione cinese dell'auto elettrica, c'è invece la presenza in un mercato europeo di un grande marchio che acquisisce un marchio nobilissimo e che porta una serie di vetture interessanti, non svendute come uno potrebbe pensare delle cose cinesi che costano 2 lire, no, perché queste sono automobili con tecnologia, anche se sono a benzina, ma soprattutto quelle elettriche, e cerca di acquisire una posizione in un mercato importante come quello europeo. Value for money per voi che cosa significa? Che cosa vuol dire? Vuol dire avere il qualità e prezzo, il miglior rapporto qualità-prezzo all'interno del segmento. Quindi non svendiamo le macchine, come si è detto prima, ma le nostre macchine sono sicuramente piene di contenuti, una qualità molto alta, fatto sta che tutte le nostre vetture hanno 7 anni di garanzia, a conferma del fatto che crediamo nella qualità delle nostre vetture, e i 7 anni di garanzia sono un'assicurazione per il cliente che quando acquisterà una nostra vettura non avrà problemi, e i primi a crederci siamo proprio noi. Quindi non è più una produzione di bassa qualità, ma è una produzione sicuramente di alta qualità con dei costi diversi che ci permette di essere più competitivi di altri. Assolutamente. Paolo, continuiamo a toccare molti argomenti qui e là, ti chiedo un commento proprio su quest'ultimo, per esempio, no? La percezione di queste vetture che noi abbiamo avuto modo già, no, di provare e vedere, quindi certo, credo che possiamo testimoniare effettivamente che le parole testimoniano concretezza di quello che si sta dicendo, e poi anche questo discorso del value for money. Ma per quanto riguarda la qualità delle vetture, io penso che chi si avvicina al mondo MG, la prima cosa che deve fare è andare e provare, per esempio, la Marvel R, che praticamente è, dal mio punto di vista, l'ammiraglia. Ammiraglia, una certo. Vettura elettrica, fatta molto bene, con una bella linea. Tra l'altro ci tengo a precisare che questa linea è stata fatta con il contributo degli inglesi, di Gotham, che è un po' il designer di queste nuove MG, e che quindi, come si può dire, cerca di interpretare un veicolo non più sportivo, ma con quegli stilemi, quelle sensazioni del veicolo sportivo. Poi dire che cosa c'è in questa macchina, potrebbe dirlo tranquillamente Andrea. Io posso soltanto dare 2 cifre banalissime, sì. È un'autonomia di oltre 380 km, una macchina che si ricarica in 3 ore all'80%, cioè veramente ci sono dei contributi di tecnologia sull'elettrico decisamente molto elevati, e qui dobbiamo dircelo anche questo senza nasconderci dietro un dito, i cinesi bagnano il naso agli occidentali, sono perlomeno in questo momento 5 anni avanti nella costruzione delle automobili elettriche. Andrea, Bartolomeo, su questo aspetto come mai, perché è così? Ci ha creduto prima la Cina, ha avuto più visione rispetto all'Europa? Sì, è proprio così, hanno per motivi politici e per ovviamente disponibilità
di materie prime hanno deciso per primi di investirci, hanno cominciato a sviluppare prodotto in un mercato disposto in qualche modo e spinto ovviamente anche attraverso l'utilizzo degli incentivi a questa nuova tecnologia e quindi sono circa 5-8 anni avanti a noi, hanno ovviamente passato la fase pionieristica dell'elettrico e ormai il prodotto elettrico in Cina è sempre più diffuso, le batterie, l'autonomia, il cambio delle batterie sono dei problemi che ormai al produttore e al cliente cinese non sono più visti come degli scogli e quindi riusciamo a portare sul mercato europeo dei prodotti di qualità con una tecnologia ovviamente che è stata sviluppata nel corso degli anni, che non è più una sorpresa e non è più un investimento nuovo. Paolo, si parla anche di station wagon elettriche, abbiamo sentito. Ritorno a un tema che c'è molto caro anche qui a Safe Drive. Noi ci chiediamo sempre: questa auto elettrica per tutti? L'auto elettrica per tutti in Italia è una fake news, diciamo così. È veramente un no what dire una cosa di questo tipo. L'auto elettrica oggi in Italia risponde a un certo tipo di requisiti. Le infrastrutture. In Italia le infrastrutture non sono omogenee, non sono omogenee tra nord e centro, non sono assolutamente omogenee tra centro e sud. Peggio ancora. Non avere ricariche in autostrada, sulle nostre autostrade, ma non 2 ricariche, 10 ricariche, è qualcosa di assurdo se si vuole far partire il progetto e il prodotto elettrico. E già si sta ripensando in effetti a come lavorare su questa struttura, i vari piani NCR eccetera eccetera, tutte queste cose che il governo fa e anche con i soldi che stanno arrivando dall'Europa non sono ancora destinati chiaramente a costruire le infrastrutture. C'è da dire una cosa però su MG e sulla SAIC che a me piace molto e voglio sottolinearla. Hanno deciso di arrivare in Italia loro. Sono venuti loro come proprietari di un marchio e come produttori di mezzi. Non hanno cercato di costruire una rete fatta con dei privati che importavano le macchine e le distribuivano. Certo. E questo, dal mio punto di vista, è un grande segno di civiltà e di rispetto della clientela. Poi, per quanto riguarda anche il loro modo di farsi vedere, cioè aver ipotizzato e avere costruito, dopo aver ipotizzato, una station wagon elettrica in un momento in cui le station wagon non godono di tantissima popolarità, è un altro segno della capacità di andare a cercare una nicchia con una grande tecnologia, cioè una nicchia, le station wagon, le familiari, con la tecnologia elettrica. Adesso poi bisogna vedere effettivamente se questa automobile sarà un'automobile che andrà a quello che è il cosiddetto mercato dei privati oppure troverà un suo spicchio là dove c'è il mondo del lavoro, nel noleggio, come per esempio un'altra delle cose che mi piacerebbe sentire cosa ne pensa Andrea è come sta cambiando il mondo dell'automobile. Le automobili, le case non le vendono più. Cioè vogliono noleggiarle, vogliono dare in car sharing, cioè c'è un mondo completamente diverso di quella che è la fornitura dell'automobile alla gente e alle aziende. Se sei d'accordo Paolo, allora su questi bei argomenti che hai lanciato ci saremmo arrivati giustamente, ci sei arrivato tu, allora Andrea Bartolomeo, flotte, car sharing, una station wagon elettrica, si combina tutto questo, qual è la visione di MG al riguardo? Ne abbiamo tanti di argomenti messi sul tavolo, provo a rispondere a tutti i punti. L'esigenza televisiva, ci proviamo. Molto velocemente, il primo è quello che siamo venuti direttamente, sì,
È secondo me un punto di forza il fatto di non esserci affidati ad un importatore, ma aver aperto una national sales company, perché ci permette di dare al mercato un messaggio che siamo qua, vogliamo esserci per tanto tempo e mettere la nostra faccia. Quindi questo è sicuramente un aspetto fondamentale. Per quanto riguarda i nostri prodotti, sicuramente quello di essere presenti su più segmenti e con più motorizzazioni è anche una strategia importante che abbiamo deciso di adottare, al contrario di tanti altri nostri competitor provenienti dalla Cina che arrivano e portano soltanto prodotti elettrici. Ecco, noi abbiamo capito quelle che sono le esigenze del mercato, soprattutto del mercato italiano, e quindi abbiamo sì portato una gamma principalmente elettrificata, elettrica e hybrid plug-in, ma anche un prodotto, la ZS benzina, che sta avendo un enorme successo. Per quanto riguarda la MG5, la Station Wagon, è un'altra nostra scommessa, una scommessa che parte per inserirsi in un segmento che non esiste, perché una station wagon elettrica ad oggi siamo i primi a creare questo segmento. Non inizialmente le attese sono limitate, ma ad oggi è circa un mese e mezzo che l'abbiamo lanciata sul mercato e abbiamo avuto dei risultati eccezionali. Perché? Perché i clienti comunque cercano spazio, cercano autonomia, ma cercano anche un prezzo accessibile. Ecco, la MG5 offre tutto questo. Vengo al tema della mobilità. Io ritengo che il mercato dell'automotive sta subendo un'enorme rivoluzione dal punto di vista della distribuzione, dal punto di vista della ingegnerizzazione. Sicuramente la parte del noleggio è una fetta del mercato che sta aumentando e aumenterà sempre di più. Per dare ai clienti la possibilità di entrare e uscire dal mercato. Io ritengo che in Italia ancora per lungo tempo avremo gli acquisti diretti in proprietà, però il noleggio anche su segmenti piccoli del mercato si svilupperà sempre di più. Questo è il motivo per il quale anche MG ovviamente sin dall'inizio ha pensato a questa soluzione, e già da ormai inizio anno, da gennaio, abbiamo lanciato il nostro brand del noleggio MG Rent con appunto il supporto di Arval. Abbiamo lanciato sul mercato attraverso tutte le nostre concessionarie il servizio di noleggio attraverso Arval. Siamo davvero in chiusura, quindi vado a salutare e ringraziare per essere stato con noi Andrea Bartolomeo, Country Manager Italia per MG Motor Italy. Grazie mille. Grazie a voi, grazie dell'invito. E naturalmente un caro saluto anche a Paolo Artemi, sta al Corriere della Sera, vicepresidente della WIGA. Grazie mille Paolo. Grazie molte, molto piacere di aver fatto questa chiacchierata con Bartolomeo. Per quanto mi riguarda invece, piccolissima pausa, però restate lì che torniamo tra poco con la seconda parte di Safe Drive con tutte le prove, novità, servizi, eventi, di tutto di più. Restate lì, a tra poco. Che ci azzecca un programma di installazioni artistiche, workshop e dibattiti organizzato da BMW per la Design Week nel suo hub al Triangolo della Moda Milanese, con la produzione di automobili o magari la fornitura di servizi di mobilità sostenibile. Per il direttore artistico di questo evento, il designer croato Mike Meyre, ci azzecca e come, perché l'auto è diventata un oggetto che contamina e che viene contaminata da qualsivoglia oggetto, materiale, tecnologia, filone artistico. Ma per entrare in questo nuovo modo di interpretare l'arte bisogna andare con ordine. Per prima cosa sapere che Tales from a Neo Collective Future, racconti da un futuro neocollettivo, ha chiesto a Botter, Claudia Raffael e Anna Deller I di riflettere sullo spirito del tempo, ciascuno ovviamente a modo suo. La sedia di Botter, per esempio, ricoperta di un materiale riciclato morbidissimo di colori diversi, è un inno all'economia circolare che in campo automobilistico già ricicla fino al 90% dei materiali usati per produrre un'automobile.
La BMW iVision Circular, che al primo sguardo esprime sostenibilità attraverso la sua estetica accattivante, è andata oltre. Materiali puri e finiture superficiali semplici creano una sensazione di modernità e lusso in questo modello, che è stato realizzato con il 100% di materiali riciclati. La berlinese Claudia Raffaele, per tutta la durata della mostra, ha raccolto le immagini dei visitatori. Alterando queste immagini attraverso la sua tecnica di filtraggio facciale, ha creato un ritratto di tutti i partecipanti usando l'intelligenza artificiale. Un messaggio subliminale per ricordare che tutti possono abbandonarsi sui sedili dell'ultima BMW Serie 7, anche senza esserne i proprietari. Invece, Anna Deller Yi, che divide la sua vita e il suo lavoro tra Germania e Italia, ha combinato elementi visivi e narrativi della moda e della pittura. Nel suo lavoro, l'artigianato tradizionale diventa un set di strumenti per esprimere la sua percezione della società. In pratica, un fil rouge con i progettisti degli interni della nuova elettrica BMW iX, capaci di acchiappare i desideri di chi sale su una BMW del nuovo decennio senza stravolgere lo stile della casa bavarese, da sempre con un obiettivo preciso: la sportività. Se una volta era il metano a darci una mano, in futuro proprio la grande rete italiana costruita per distribuire il metano potrebbe portare nelle nostre case l'idrogeno, anche mescolato al metano. L'80% delle infrastrutture sono già pronte a questo passo e sono già stati fatti esperimenti per la distribuzione di biometano e idrogeno in miscela. Il problema rimane la produzione dell'idrogeno, che Bosch vuole fare con l'elettrolisi e le fuel cell, tecnologie sulle quali sta puntando 1,5 miliardi di euro. L'idrogeno, a nostro parere, diventerà uno dei pilastri su cui basare la transizione energetica. Specialmente se pensiamo a un paese come l'Italia, che è povero di fonti di energia primaria, diventa importante poter bilanciare anche quelle che saranno le richieste in termini di potenza elettrica per alimentare, appunto, per esempio, tutta l'elettromobilità, e quindi diventerà un potenziale, una potenziale alternativa, un altro pilastro su cui appoggiare questa transizione. In questo senso Bosch investirà nel settore dell'idrogeno sia per applicazioni mobili, quindi su gomma, che anche per applicazioni stazionarie, quindi produzione di energia elettrica. Bosch Italia ha chiuso il 2021 con un fatturato di 2,4 miliardi di euro, in aumento di circa il 20% sul 2020, nonostante il difficile contesto globale. Il nostro paese, che conta su 4 centri di ricerca e su oltre 5.800 collaboratori in 20 sedi, è tra i 10 mercati più importanti per il gruppo tedesco. Come è stato possibile in un anno di pandemia e con il mercato auto in crisi raggiungere questo risultato? Da un lato, la diversificazione dei settori di business che caratterizza proprio il gruppo Bosch ci ha aiutato molto, perché ovviamente siamo riusciti a compensare, per esempio, con un boom nel settore dei beni di consumo. La pandemia ha tenuto tante persone a casa e quindi ha spinto molti a voler spendere nel campo, per esempio, dei piccoli elettrodomestici oppure degli elettroutensili per il fai da te, e questo ovviamente ha portato avanti anche un po' i risultati dell'azienda. Poi c'è stata tutta la parte di riqualificazione energetica, per esempio, degli edifici, e quindi anche tutto il nostro settore termotecnico ha potuto giovarne. È chiaro che una diversificazione spinta ci aiuta ad essere più efficienti sul mercato, perché ci aiuta a compensare potenziali criticità in alcuni settori di business. Fare previsioni sul 2022 non è semplice, a causa della scarsità dei microprocessori, della mancanza di materie prime, della volatilità dei prezzi, del dramma dell'Ucraina, dell'incertezza geopolitica, sembra che sull'Italia si stia concentrando la tempesta perfetta. Bosch, con le sue aziende, è esposta in gran parte sulla produzione di quei componenti che servono all'auto a combustione. Quanto preoccupa Bosch la decisione del Parlamento europeo di mettere al bando i motori termici dal 2035? Noi prendiamo atto di quella che è stata la decisione del Parlamento europeo. È una decisione politica che però ovviamente ha anche dei forti impatti sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista occupazionale. Quello che noi possiamo fare è dare un ulteriore impulso e accelerazione a quello che era un processo di transizione che avevamo già avviato all'interno, per esempio, dello stabilimento di Bari, per cui da uno stabilimento che nel 2017 produceva al 100% componenti per motori diesel, siamo passati progressivamente a uno stabilimento che ha introdotto anche lavorazioni e componenti che non fanno parte di quel tipo di tecnologia,
È chiaro che adesso dovremo fare delle riflessioni e cercare di aumentare quelle percentuali per cercare di compensare gli effetti di questa transizione accelerata a seguito di questa scelta politica effettuata in sede europea. Molte volte quando viene mandato in pensione un modello di successo, cosa fanno i designer? Prendono la base del precedente e apportano quelle migliorie che servono a lanciare il successivo. In questo caso i designer di Renault sono partiti dal classico foglio bianco. Se prima ci trovavamo davanti alla classica hatchback due volumi, adesso abbiamo di fronte a noi una crossover compatta dalle linee tese, moderne e dinamiche. Signore e signori, ecco a voi la nuova Renault Megane E-Tech Electric che è al centro della prova su strada di oggi di Safe Drive. Contenuti tecnici e stilistici assolutamente di rottura, come dicevamo, quasi da concept car per questo nuovo modello che porta con sé anche il nuovo logo, proprio a testimoniare questo nuovo corso che porterà la marca ad avere una gamma totalmente elettrificata nei prossimi anni. Dobbiamo dire che in realtà la nuova Megane convivrà ancora per un periodo con la vecchia Megane che sarà mossa da motori termici. Parliamo ora delle dimensioni, si accorcia di 14 cm, infatti ora è lunga 421 cm, 151 è l'altezza, invece 178 la larghezza per un passo di 2,70 m. Sbalzi ridotti all'anteriore e al posteriore, così da avere una abitabilità interna migliorata e una migliore dinamica di guida, soprattutto tra le curve, anche maggiore stabilità. Le linee avveniristiche degli esterni trovano un degno contraltare quando è il momento di salire a bordo in un abitacolo che si vede che è stato al centro di uno studio approfondito sia per quanto riguarda le tecnologie, i materiali utilizzati, molti di questi sono riciclati e quindi anche un ulteriore occhio all'ambiente, sia per quanto riguarda l'ergonomia. È davvero facile e abbastanza immediato trovare la propria posizione di guida e questo è ulteriormente aiutato anche dalla strumentazione che abbiamo. Abbiamo degli schermi davanti a noi di 20 pollici di diagonale circa, sia quello che fa da quadro sia quello che è deputato all'infotainment. Hanno una struttura ad L rovesciata quasi a costituire una continuità proprio multimediale all'interno della vettura, interrotta solamente da questa bocchetta. Sul volante spicca, come dicevamo prima, il nuovo logo della Losanga, proprio a testimoniare questo nuovo corso di Renault. Molto apprezzata la mensolina al di sotto dello schermo dell'infotainment per caricare a induzione il proprio dispositivo mobile. Dicevamo gli schermi 20 pollici di diagonale, entrambi che sono animati da un sistema operativo basato su Google e in questo modo abbiamo anche un'integrazione che va al di là, un po' oltre quella che è quella classica che troviamo con Android Auto o Apple CarPlay, che sono comunque disponibili su questa vettura. Quella che stiamo guidando oggi è la motorizzazione EV60 che si traduce in 218 cavalli di potenza massima ed un valore di coppia pari a 300 newton per metro, disponibile a tutti i regimi. Lo 0-100 è coperto in 7 secondi e 4 e la velocità massima è di 160 km orari. Anche l'assetto è ben curato, la macchina sta davvero attaccata alla strada come se fosse su un binario anche quando alziamo un pochettino il ritmo. Questa è una particolarità interessante perché con questa nuova generazione si è alzato sì il valore relativo all'altezza della vettura, ma nello stesso tempo, grazie al posizionamento del pacco batterie prodotto da LG, è alto solamente 11 cm, nel fondo della vettura abbiamo abbassato
il valore del baricentro di 9 cm rispetto alla precedente generazione, e questo fa migliorare tutte quelle dinamiche di guida, soprattutto in curva, nel misto stretto, ed è veramente un piacere portare a spasso questa nuova Mégane. Trattandosi di una vettura totalmente elettrica, non possiamo non parlare di batterie e di autonomia. Su questa Mégane abbiamo a disposizione due livelli di batteria, quella da 40 kWh e quella da 60 kWh. Sul nostro esemplare in prova abbiamo la batteria più capiente delle due, che sulla carta ci promette un'autonomia di circa 470 km secondo il ciclo WLTP. Quello che possiamo dire invece con la nostra esperienza diretta è che questo valore è stato più simile ai 400 km. Questa Mégane si può caricare sia con corrente alternata che con corrente continua, si può caricare anche alla presa di casa, ma si possono utilizzare anche le colonnine fino a 22 kWh per quanto riguarda la corrente alternata. Invece, per quanto riguarda quelle a corrente continua, si può utilizzare una colonnina fino a 130 kWh. In quel caso, e solo in quel caso ovviamente, se dobbiamo effettuare una ricarica completa da zero, i tempi di ricarica possono scendere fino a un'ora e un quarto. Un'altra caratteristica che abbiamo apprezzato molto della nuova Mégane è la capacità della frenata rigenerativa. Ovviamente su tutte le elettriche è molto importante, ma nel caso della Mégane questa può essere modulabile grazie alle palette che abbiamo al volante. Non c'entrano nulla con il funzionamento del cambio automatico, ma a seconda che noi vogliamo una frenata rigenerativa più poderosa o meno invasiva, a seconda delle situazioni, a seconda delle condizioni del traffico, a seconda anche delle condizioni di pendenza a cui ci troviamo davanti, possiamo modularla per avere un diciamo feeling più o meno vicino alla one pedal drive, cosa che però non si verifica mai sulla Mégane. Infatti non avremo mai una situazione in cui la vettura si arresterà se lasceremo il pedale dell'acceleratore. Ora è il momento di parlare un po' di prezzi. Questo che abbiamo provato oggi è l'allestimento mediano, si chiama Tecno, e sta sui 42.300 euro. Si parte invece dall'equilibrio, quello d'ingresso, con i 36.800 euro, che possono diventare addirittura 45.000 se invece vogliamo il top di gamma, che si chiama Iconic. La benzina e il diesel raggiungono prezzi stellari. La mobilità elettrica guadagna terreno, ma è ancora a uno stadio embrionale. E allora Hyundai che cosa fa? Propone una soluzione non del tutto innovativa, ovvero il GPL, che va ad affiancare le alternative dei motori endotermici alle soluzioni ibride o 100% elettriche. Dopo i10 e i20, il modello prescelto per l'alimentazione a GPL è adesso Hyundai Bayon, crossover dalle misure compatte con una lunghezza di 418 cm. Bayon sfoggia molte soluzioni stilistiche apparse di recente sugli altri modelli Hyundai, come la forma dei gruppi ottici anteriori e posteriori, ma questa vettura è nata soprattutto con lo scopo di offrire un prodotto di qualità a un costo relativamente accessibile. La Hyundai Bayon B-Fuel, benzina e GPL, è dotata del motore 1200 4 cilindri che esprime 84 cavalli di potenza massima e 120 Nm di coppia quando è alimentato a benzina, mentre a GPL le prestazioni calano leggermente, con la potenza che si attesta a 82 cavalli e la coppia massima a 109 Nm. Ma appurato che accelerazione e velocità massima non sono in questo caso i parametri più interessanti, qualche parola in più vale la pena di spenderla per l'autonomia e per i costi dei consumi. In questo caso il serbatoio di GPL contiene fino a 47 litri, che assicurano un'autonomia di circa 650 km. La capienza del serbatoio di benzina è invece di 40 litri e la percorrenza è piuttosto simile. Questo perché Hyundai Bayon con il GPL segnala un consumo di circa 7 litri per 100 km, mentre a benzina scende a 5,6 litri per 100 km. Quello che va considerato è il prezzo del GPL, che in questo momento è mediamente di 0,83 centesimi al litro, con un risparmio nei confronti della benzina di circa il 41% al litro.
Per una corretta valutazione complessiva, ognuno di voi dovrà considerare le proprie esigenze personali e la strada percorsa mediamente ogni giorno. Ma un dato di fatto concreto esiste già, ovvero che il mercato delle auto alimentate a GPL, nel periodo compreso tra il mese di aprile del 2021 e lo stesso mese del 2022, è cresciuto dalla quota del 4 a quella del 6%. SafeDrive vi fornisce anche un ultimo dato riguardante la capienza del bagagliaio. Considerando la presenza del serbatoio del GPL, il volume è di 393 litri, 18 in meno rispetto alle versioni spinte dal motore a benzina, ma 72 in più del modello Mild Hybrid. Bayon GPL costa da 20.100 euro, ma può godere di oltre 4.000 euro tra bonus e incentivi. Per la rubrica Guida all'acquisto di questa settimana, SafeDrive sottopone all'attenzione di chi si vuole orientare verso il mondo delle crossover compatte la nuova Seat Arona. Si tratta indubbiamente di un progetto intelligente che non trascura nessun aspetto a vantaggio di altri. La cura inizia dal design che, oltre a essere equilibrato nelle forme, si avvale nella sostanza di cerchi in lega aerodinamici e gruppi ottici 100% LED. Il livello tecnologico supera il difficile confronto con le nuove generazioni. L'avanzata connettività permette di accedere all'auto direttamente dallo smartphone, bloccare o sbloccare le portiere, regolare la temperatura e tanto altro. Il virtual cockpit è personalizzabile e il livello di guida semi-autonoma ha poco da invidiare alle vetture di categoria superiore. Tra i sistemi di assistenza alla guida si notano il Side Assist, che individua velocemente veicoli e ciclisti fino a 70 metri di distanza e avvisa del cambiamento di corsia. C'è poi il Travel Assist, attivo a qualsiasi velocità, riconosce anche i lavori stradali e adatta di conseguenza la velocità. In soli 415 cm di lunghezza, oltre a tanta tecnologia, trovano tanto posto anche passeggeri e bagagli. Seat ha messo in gamma anche una versione B-Fuel a metano, ma considerato il recente vertiginoso aumento del prezzo di questo gas, il motore consigliabile è il 1000 3 cilindri turbo benzina. Compatto e leggero, eroga 115 cavalli e la coppia massima di 200 Nm garantisce perfino una discreta piacevolezza di guida. A suo favore, Seat Arona sul piatto della bilancia mette anche il prezzo, assai ragionevole. 19.500 euro d'ingresso per la versione benzina, 20.900 per la B-Fuel benzina metano. Bene, eccoci in studio. È un argomento veramente interessante quello di oggi, perché andremo a mescolare una serie di argomenti, di tematiche che apparentemente tra di loro, diciamocelo pure, sembrano non c'entrare moltissimo effettivamente. E invece è una storia molto molto interessante che andremo a scoprire, e lo faremo naturalmente grazie ai nostri ospiti. E vado subito, e già qui potrebbe sorgere il primo dubbio, no? Pierluigi Fosco Girard, l'inificio italiano, che in effetti nello studio di SafeDrive non so se mai avrei pensato di averlo come ospite, ma sono molto felice e ti saluto, grazie mille. Buonasera, grazie a te. E poi, e qui spaziamo con Cristian Amoroso, Universal Robots, quindi arriviamo alla grandissima tecnologia, qui già un nesso col mondo dell'auto forse più immaginabile. Benvenuto anche a te, Cristian. Buonasera e grazie per l'invito, Andrea. E poi un saluto come sempre, grazie mille, Paolo Artemi, Style, Corriere della Sera, grazie mille, vicepresidente anche UIGA, naturalmente. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Se ti chiedo di tenere le fila, in questo caso mi sembra anche che abbia una certa assonanza con il tema, e calandoci assolutamente nel mondo dei motori, saluto e ringrazio di essere con noi Michela Cerruti, Operation Manager della Romeo Ferraris, benvenuta Michela. Grazie mille, ciao a tutti. Michele, allora diciamo che qua, non so, sembra che voglia forzare le battute, dipanare la matassa in effetti un attimino per capire poi qual è la tematica giustamente di questa puntata. Iniziamo proprio da te allora, perché qui c'è già una storia molto interessante, quella della Romeo Ferraris naturalmente, il tuo ruolo, questa Giulia trasformata in versione elettrica per partecipare alle TCR. Insomma, intanto diciamo che già questa di per sé è una grande avventura, e lo prendiamo come base di partenza per il racconto di oggi. Sì, è un'avventura enorme, oserei dire, quindi siamo andati ben al di là di quelle che pensavamo fossero le nostre possibilità, e ad oggi è comunque un progetto di successo e il risultato è stato sorprendente, quindi è un terreno estremamente innovativo anche per noi, che insomma abbiamo sempre amato
le corse quelle un po' che puzzano di benzina, no? Però era giusto abbracciare così, aprire la porta al futuro, per non dire il presente che bussava. Quindi è un progetto motivante ed estremamente interessante. Estremamente interessante, tra l'altro siete reduci della prima gara a Pau in Francia, tra l'altro credo che la cosa stia funzionando molto molto bene, perché insomma basta guardare la line-up dei vostri piloti con nomi come Spengler, Filippi, ma non solo, per dire insomma che l'entità del progetto evidentemente è davvero davvero di peso. Sì, 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 abbiamo scelto di fare il nostro all-in, come lo chiamo io, per quest'anno, quindi di andare su sicuro sulla scelta dei piloti, perché abbiamo avuto la sensazione l'anno scorso che questo sarebbe avvenuto anche da parte degli altri costruttori, e quindi è diventato un campionato fatto da solo ed esclusivamente da grandi professionisti, e da qui la volontà di scegliere grandi piloti di grande esperienza su diverse categorie e con lunghe carriere alle spalle. Quindi abbiamo Bruno Spengler, che ha bisogno di pochissime presentazioni, Maxime Martin, che è un campione assoluto nel mondo del GT oggi, sempre stato pilota ufficiale di casa automobilistica della sua carriera, Luca Filippi, che è diventata per noi una certezza negli ultimi 3 anni, che ormai possiamo anche dire che sia il nostro re dei cittadini, che è una tipologia di circuito che compare all'interno delle TCR, e Giovanni Venturini, che è la nostra scommessa italiana. Andiamo sul sicuro anche lì, nel senso che è un nome che risuona meno magari rispetto agli altri, ma è un velocissimo italiano che è stato insomma pilota ufficiale tanti anni anche lui in un contesto come quello di Lamborghini, e quindi sa perfettamente come comportarsi dentro e fuori la pista, e ad oggi posso dirvi che la scelta è stata sicuramente quella giusta. Prima gara abbiamo avuto purtroppo tanta sfortuna in un circuito che è quello di Pau, che ci ha riservato un contatto disastroso e un incidente disastroso, per cui stiamo cercando di fare i miracoli e di rimettere in sesto una macchina, però quando corri in mezzo ai muri purtroppo è da mettere in conto, e si lavora insomma. Si lavora in azienda, mi sembrava di sentire in sottofondo, ma non credo fosse la Giulia elettrica. Comunque è un bel rumore che ci fa molto piacere sentire. No, per me non è fastidioso, noi lo adoriamo, era solo per dire insomma che ovviamente Romeo Ferrari fa tantissimo, e oltre anche le TCR. Allora, Pierluigi, quindi in tutto ciò il lino e la canapa, in particolare, tra l'altro, diciamo, no? Qui entriamo in un settore anche di materiali che erano anche abbastanza in disuso in generale, dobbiamo dire, li ritroviamo, e addirittura li ritroviamo legati anche al mondo dei motori. È una storia interessante. Come funziona? Qual è questo progetto? E come si va a materializzare, anche se diciamo che abbiamo dei componenti in studio che qualcosa magari lasciano intuire? Allora, sì, il lino e il canapa sono due fibre che hanno percorso un pochettino la storia del nostro tempo, no? Partendo dagli egiziani, arrivando ai giorni nostri, di volta in volta sono stati utilizzati per cose un pochettino differenti tra di loro. L'azienda che rappresenta l'inificio e il canapificio nazionale produce del filato appunto, che viene poi trasformato in un tessuto che tipicamente, appunto, il nostro business principale è l'abbigliamento, oppure in alcuni casi anche la parte di arredamento. Però ci siamo interrogati su un aspetto: lino e canapa sono le fibre tessili più sostenibili che oggi noi abbiamo, sono delle fibre europee, sono le fibre fortemente rispettose dell'ambiente, e ci siamo detti, possiamo noi in qualche maniera come azienda, date le sfide che ci si stanno ponendo oggi in questo prossimo ventennio, no? Di riduzione dell'impatto ambientale, di riduzione delle emissioni di CO2 o altro, essere utili, realmente utili, anche in settori completamente diversi. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato insieme a due realtà italiane, e in un caso la Fibertech e nell'altro caso di HP Composite, e siamo finalmente riusciti a ottenere dei filati che poi sono diventati dei tessuti, che poi sono diventati appunto dei tessuti impregnati con queste resine, che diventano questi pezzi molto particolari che vanno sì nel mondo dell'automobile, ma possono andare anche nel mondo dell'aircraft, nel mondo del navale, e che effettivamente hanno delle performance molto interessanti. Se lo compariamo per esempio non tanto alla fibra di carbonio, ma per esempio alla fibra di vetro, ci sono performance particolarmente interessanti. Per esempio a parità di resistenza si ha un peso inferiore, e questo ovviamente, me lo insegnate voi, significa una riduzione poi anche dei consumi.
Oppure, parlando non tanto di lino quanto soprattutto di canapa, un elevato assorbimento delle vibrazioni, il che soprattutto nel mondo delle automobili da corsa, ma anche in altri settori come quello dell'aircraft, ovviamente comincia a essere particolarmente interessante. Un bel vantaggio. Michela, mi rivolgo ancora a te. Diciamo che forse un po' di anni fa, nella tua grande esperienza di pilota, i tuoi grandi successi naturalmente che ricordiamo, magari di essere coinvolti in un progetto di una Alfa elettrica con dei componenti lino e canapa magari non ti passava, ecco, tanto per la testa. Oggi però significa prestazioni e nel caso dei componenti realizzati anche in lino e canapa, come diceva Pierluigi, anche un vantaggio in termini prestazionali? Allora, sicuramente parliamo di un ottimo prodotto, nel senso che noi siamo andati a utilizzarlo in un contesto di un mondiale FIA, quindi non avremmo mai fatto o preso una decisione che non andasse verso la performance. Abbiamo da regolamento tecnico dei pesi da rispettare, un livello di sicurezza da rispettare e la fibra di canapa nel nostro caso, che utilizziamo a livello di peso, elasticità e resistenza rispetto agli standard di cui noi abbiamo bisogno. Il Purity CR, che oggi è diventato FIA ETCR, basa tutto il suo concetto di sostenibilità anche proprio sulle azioni che le squadre possono fare direttamente, che i costruttori possono fare direttamente, che le organizzazioni possono fare, quindi avere a disposizione materiali come la canapa o come il lino per andare a sostituirne altri è importante e credo che ci possa essere assoluto spazio di mercato e utilizzo, ecco, noi ne siamo una prova. Assolutamente sì. Paolo, stiamo raccontando una storia molto particolare, molto molto interessante, devo dire, forse anche un po' sorprendente per i non addetti ai lavori, no, ma anche per noi tutto sommato, però diciamo che lo sviluppo dei materiali e i tanti materiali che hanno accompagnato la storia dell'automobile penso che meriterebbero un racconto, proviamo a condensarlo, mi affido a te perché so che questo è il tuo lavoro, lo fai alla grandissima, quindi confido in questo. In effetti il lavoro buono lo stanno facendo loro, lo sta facendo poi Michela che sta raggiungendo dei risultati eccezionali e bisogna dirlo senza l'aiuto della fabbrica che fabbrica la macchina con la quale lei corre. No, è un progetto Romeo Ferrari. Tutto questo, quello che fanno sono loro, ci mettono certo. Anche quello che non è proprio un Fichte Porsche, qualcosa, sono tanti soldini. Sì, ma devo dire, francamente, basta guardare un'enciclopedia e uno vede un pochettino di tutto. Le automobili nascono in acciaio, in ferro, poi anche qualcosa in legno, già agli arbori, già nel 1924 c'era una Suizza che era in legno. Poi vanno avanti, trovano l'alluminio diventa un materiale molto interessante per le automobili sportive, perché è leggero, non è così forte e robusto come l'acciaio, ma dà la possibilità di avere delle buone prestazioni. Ma andando avanti, andando anche a scartabellare nelle cose, ho trovato che negli anni 40 la Ford presentò la Soybean Car. Era un'automobile praticamente fatta con la soia. E questo alimento, insieme a una miscela di grano, di canapa e di formaldeide, costituiva un pochettino la struttura. E naturalmente l'auto non entrò mai in commercio perché era in 40, era all'inizio della guerra mondiale, certo. E quando si dovette fare un'automobile per la guerra mondiale l'automobile doveva essere molto resistente, non tanto però protettiva, perché se ricordiamo le Jeep non erano proprio automobili che proteggevano. Direi che questo insieme con quello che diceva Pierluigi, l'utilizzo della fibra di vetro, della lana di vetro poi lavorata con la formaldeide, e mi ricordo quando andai a visitare per la prima volta la Lotus che vidi questi cassoni dove venivano messi dentro questi filati e poi inzuppati, io non capivo, non avrei mai pensato davvero di poter andare in giro con una macchina fatta con quel materiale, cioè se mi venosse una bicicletta mi distrugge, e invece no, assolutamente le Lotus erano macchine sorprendentemente robuste. Poi è arrivata la fibra di carbonio e nel discorso della
della sportività e della prestazione, ma anche delle automobili di serie, la fibra di carbonio sta facendo la differenza, insieme ad altri metalli, il manganese, ad altri metalli, certo, che sono leggeri. E per il resto, però, mi piace molto quello che ha detto Michela Cerruti, lei con questi nuovi componenti, con questi nuovi componenti fatti con la canapa, sta testando, dal mio punto di vista, quella che sarà l'automobile del futuro. E per questo io veramente sono molto fiero di essere qua oggi con Michela e con Pierluigi, ma anche con il nostro amico Christian, che, sì, deve, che non abbiamo ancora fatto intervenire, farà. Ma perché c'è un motivo tutto questo? Abbiamo detto, abbiamo, no, delle realtà che sembrano lontanissime l'una dall'altra, invece stiamo appunto cucendole, mi sembra il termine, ancora una volta insieme, una alla volta, perché abbiamo parlato di prestazioni, di sicurezza, di queste innovazioni importantissime, l'utilizzo di questi materiali. Poi bisogna assemblare, bisogna comporre, bisogna arrivare alla catena, no? di montaggio, perché alla fine lì si ritorna effettivamente. E quali sono le grandi novità invece che vi vedono anche coinvolti da questo punto di vista e che segnano un po' presente e già il futuro, io direi? Ma allora, intanto io presento Universal Robots, quindi produttore di Cobots. Certo. I Cobots, giusto la genesi della parola, Cobots deriva da co-robot, quindi collaborative robots. Quindi sono dei robot industriali adatti ad interagire fisicamente con un operatore, quindi aiutare l'operatore nelle operazioni più usuranti, più gravose. Un esempio che Paolo ha visto in prima persona a Mirafiori, nella linea di produzione della 500 elettrica, dove uno dei cobot, sostanzialmente montato su un attrezzo mobile, viene portato dall'operatore a fianco della scocca, quindi siamo in lastratura. La stratura, quindi c'è la scocca con lamiere taglienti, e il robot va all'interno dell'abitacolo, va a fare un'avvitatura, quindi sgravando l'operatore da fare un'operazione in posizioni non ergonomiche e soprattutto riducendo il rischio di taglio, perché comunque all'interno della scocca ci sono tante lamiere taglienti. Certo. Uno. Seconda cosa è la riduzione dell'investimento, quindi una velocità di ritorno dell'investimento maggiore, perché comunque parliamo di applicazioni molto più piccole, meno costose, e quindi anche le aziende, piccole, medie e grandi che siano, riescono a implementarle in maniera molto più semplice. E in ultimo, il ritorno delle competenze all'interno delle aziende, perché comunque le aziende riescono, data la semplicità di utilizzo dei robot, sì, a riportarle all'interno delle aziende queste competenze, e quindi sostanzialmente l'operatore che lavorava come un robot prima diventa un operatore 4.0 che lavora con il robot, quindi andando a utilizzarlo in maniera efficiente dove ha bisogno di essere supportato. La curiosità, la produzione per quanto riguarda appunto in questo caso specifico lino canapa richiede anche un incremento, un aumento, perché poi se ovviamente i campi interessati aumentano, ci potrebbe, mi auguriamo naturalmente, aumentare anche la richiesta, e volevo chiederti da questo punto di vista se la burocrazia in un certo senso aiuta, se è un ostacolo, se ci sono delle difficoltà, oppure insomma se lavorate relativamente con tranquillità. Sicuramente nel momento in cui si entra anche nel mondo dei materiali compositi è inevitabile una crescita a livello produttivo e una crescita ovviamente anche a livello organizzativo agricolo. Posso però dire, forse uno dei rari casi in cui la burocrazia in questo caso non è assolutamente di ostacolo, anzi in questo momento ci sono anche degli aiuti, degli incentivi per andare in questa direzione, soprattutto se lo facciamo in Italia con un prodotto totalmente made in Italy, a partire dal seme, dal campo, fino ad arrivare al pezzo finito, che poi appunto viene esportato in tutto il mondo. Christian, Cobots, abbiamo già una realtà nel presente che già guarda molto in là nel futuro. Però state già lavorando ulteriori evoluzioni da questo punto di vista? Se sì, non so quanto ci puoi svelare, però qualcosa, dai, almeno qualcosa facci capire, insomma, dai, dacci qualche anticipazione. Sì, qualche dettaglio che ci possa far intuire. Va bene, volentieri. Diciamo che i due driver principali saranno, uno, il mobile robot, quindi avere la robotica mobile, quindi questi bracci robotici che possono muoversi all'interno delle officine, e seconda cosa, a livello di semplicità sempre più evoluta fino ad arrivare a comandi vocali, cioè programmare il robot con la voce. Ecco, insomma, però diciamo che l'uomo rimane sempre vicino a questi cobots, perché poi magari a casa inizieranno a dire, ecco, vabbè, piano piano, cammina, parla.
pensa. Non si sostituirà mai all'uomo, però diciamo per le applicazioni quelle più ripetitive più usuranti, certo. Sì, assolutamente. Grazie mille, allora intanto ringrazio Michela Cerruti, naturalmente Operation Manager Romeo Ferraris, grazie mille Michela, complimenti davvero, come sempre, grazie. Grazie a voi davvero, grazie. Pierluigi Fusco Girard, naturalmente, CEO dell'Inificio Italiano, complimenti naturalmente, speriamo di rivederci magari anche a breve con altre novità, naturalmente. Grazie, perché molto no, vedo che c'è una grande evoluzione. Cristian Amoroso, Universal Robots, con questi cobots che magari li faremo girare per lo studio una volta, chi lo sa. Ci sono già delle applicazioni. Gli operatori si stanno preoccupando, eh? Vabbè. E naturalmente, come sempre, grazie di cuore a Paolo Artemi, sta il Corriere della Sera e vicepresidente WIGA. Grazie Paolo. Grazie, spero tanto che queste nuove componenti con Canapelino magari possano diventare delle e-bici o dei monopattini elettrici, perché lì ci sarebbe da fare tanto lavoro. Chissà, magari hai lanciato un'idea o magari ci stavano già pensando, lo scopriremo presto. Per quanto mi riguarda invece l'appuntamento, come sempre, per la prossima settimana con una nuova puntata di Safe Drive.